Albert Jerska. Vuoi i suoi precedenti? Sempre sistematico il buon Whistler. Puoi continuare dopo. Andiamo a pranzo. Muoviti. Ricordiamo che la partita di pallavolo avrà luogo oggi alle 19 nella palestra piccola. Perché qui? Il tavolo dirigenti è laggiù. Cominciamo a comportarci da buoni socialisti. Per la tua richiesta di identificazione targa della vettura che ha lasciato Krista Zeeland sotto casa sua, sappi che si tratta dell'auto del ministro Hempf. Whistler, i pezzi grossi vanno lasciati fuori. Ho aggiustato io il tuo rapporto. Da oggi non scrivi più niente su di lui. Se dovessi vedere qualcosa, lo dici soltanto a me. Aiuteremo un membro del comitato centrale a liberarsi dei suoi avversari. Non occorre che ti dica quanto siano importanti le informazioni che mi darai sul suo conto per la mia carriera e per la tua. Se scopriamo qualcosa. Non abbiamo una missione. Non abbiamo giurato a suo tempo di essere scudo e spada del partito. E i suoi dirigenti non sono l'anima del partito? Se uno di essi ci è grato, meglio per noi. Ne ho una nuova. Allora, Honecker fa ingresso nel suo ufficio. Apre la finestra, vede il sole e dice... Beh, che avete? Oh, mi scusi, no, era solo... non sapevo. No, la prego, collega, continui pure. Non è proibito ridere delle massime cariche dello Stato, continui pure. Anche se forse la conosco già. Avanti, la racconti. Allora, Honecker, cioè il compagno segretario generale, vede il sole e dice: buongiorno, caro sole. Buongiorno, caro sole. E poi? E il sole gli risponde: buongiorno, caro Eric. A mezzogiorno, Eric torna alla finestra, guarda il sole e dice: buongiorno, caro sole. E il sole dice: buongiorno, caro Eric. Al tramonto, Honecker torna di nuovo alla finestra e dice: buonanotte, caro sole. Però il sole non risponde. Allora dice di nuovo: buonanotte, caro sole. E il sole risponde: baciami il culo, io ormai sono passato a ovest del muro. Buona. Nome? Grado, sezione? Nome. Stigler. Sottotenente Axel Stigler, sezione M. Beh, non c'è bisogno che le dica quanto influirà sulla sua carriera un comportamento simile. La prego, compagno tenente colonnello, io non avevo intenzione. Ha appena oltraggiato e deriso il partito. È intollerabile. E questa è solo la punta dell'iceberg. Ne informerò personalmente il ministro. Guardi che stavo solo scherzando. Ci ha creduto, eh? Non era male. Ma io ne ho una migliore. La differenza tra Germania Democratica e Cina? Sa qual è? Nessuna? Hanno ambedue la grande muraglia. Eh?